Preso il via San Giuseppe Vesuviano, il programma di eventi e spettacoli Aspettando il Natale Divertimento in Città, seconda edizione. Un progetto integrato di musica, animazione, intrattenimento e spettacolo in piazza Garibaldi con musica live per allietare lo shopping a partire dalle 19.30 e spettacoli di cabaret alle 20.30 per un pieno di allegria prima della cena. Partenza il 14 novembre con Ivan e Cristiano. Poi appuntamento il 21 novembre con una serata molto attesa insieme agli Arteteca per completare il cartellone il 28 novembre con la chiusura della manifestazione che seguirà la formula della Notte Bianca. Divertimento per i più piccoli, promozioni speciali e spettacolo in piazza con i Ditelo Voi alle 21.30 per il gran finale. Ai nostri microfoni Ivan e Cristiano. E aspettiamo il Natale un po' insieme. Sì. Aspettiamo qua, oggi è il 14 novembre, e aspettiamo il Natale qui, dal 14 novembre fino al 25 Quindi per dicembre. 5 Quindi per 5 settimane settimane saremo qui, in a San Giuseppe Vesuviano. Proprio qui, proprio qui. Finché non arriva il Natale, noi non ci muoviamo. I tuoi occhi sono come dei smeraldi, le tue gambe sono come le colonne sulle quali poggia il mondo intero, la tua schiena è levigata come la cassa di un violino e il tuo seno è scolpito nel marmo come l'opera di un grande scultore. Ecco. Amo. Sina preta. Lo scopo della manifestazione è portare naturalmente le persone a considerare la piazza di San Giuseppe Vesuviano come importante punto di aggregazione cittadino e dei paesi limitrofi per la valorizzazione dell'area cittadina e per lo sviluppo delle attività commerciali e turistiche. Ma ascoltiamo il sindaco Vincenzo Catapano. È un appuntamento che si ripete come già l'anno scorso, come l'altro anno ancora. Siamo partiti nel 2012 proprio con la prima iniziativa, quella del Natale. Un Natale importante, un Natale pieno di lusci, ma soprattutto pieno di iniziative. Un Natale voluto fortemente dal nostro assessore, dal dottore Tommaso Andreoli e da tutta l'amministrazione. Un Natale che possa consentire non solo a tutti i cittadini, quindi ad ogni fascia sociale, ad ogni categoria, di poter scendere, di poter interagire, di poter tranquillamente partecipare, ma anche e soprattutto di fare in modo che la città riprenda quella forte vocazione che sta riprendendo sotto la nostra amministrazione, quella vocazione, dicevo, di grande paese imprenditoriale. Con il Natale la grande opportunità è quella di poter ospitare tantissimi cittadini con le nostre luminarie, con i nostri spettacoli e di fare in modo che ovviamente si fermino e possano anche guardare, acquistare, partecipare, ecco, vivere sostanzialmente in una maniera che a noi fa piacere e soprattutto che sia di partecipazione. Eccomi qua!